A 20 anni dal genocidio in Ruanda si apre in Francia il processo a Pascal Simbikangwa. L'ex capo dell'intelligence di Kigali deve rispondere delle accuse di complicità nello sterminio di 800.000 persone in maggioranza di etnia Tutsi e di crimini contro l'umanità. Avrebbe sostenuto i massacri organizzando posti di blocco e armando i miliziani che li gestivano. La Francia può giudicarlo perché esiste una giurisdizione quasi universale per i reati eccezionali. È un processo contro una persona accusata di genocidio, chiarisce il rappresentante di un'associazione delle vittime che si è costituita parte civile. Abbiamo combattuto tanto per vedere l'inizio di questo processo e ora ci siamo. L'avvocato di Simbikangwa, che in aula si è presentato sotto un altro nome, conferma che l'imputato si dichiara non colpevole. L'ex capitano ruandese, arrestato nel 2008 su un'isola francese nell'Oceano Indiano, rischia una condanna all'ergastolo.